go, bitches, e benvenuti qui sul mio canale, il canale del vostro guardiano preferito, Power. E sono qui per darvi qualche piccola news, per esempio, su quello che sarà il grandissimo update che vedremo martedì. Bene, il grandissimo update che vedremo martedì ci riporterà tutti a livello 20 e il level cap, cioè il livello massimo che si potrà raggiungere con l'esperienza, sarà il 34. E finalmente avremo la possibilità di, diciamo, usare il nuovo sistema di livelli luce, cioè quello di cui avevo parlato nel video scorso, che praticamente la media del vostro danno, delle vostre armi, la media delle vostre armature, della vostra resistenza, praticamente fanno il vostro livello luce, che vi consentirà, più è alto ovviamente, di fare più danni e di sopportare più colpi, di poter prendere più colpi. Oltre a questo verranno elevati i punti luce sulle armature, quindi ritorneremo tutti al 20, ma potremo sempre livellare fino al 34 in preparazione dell'espansione. Oltre a questo, nel quella che sarà la patch di 18 giga, già vi avverto, di martedì, avremo la possibilità di provare le due nuove modalità PvP. Una è Rift, che sarebbe catturare la bandiera, e un'altra modalità che, diciamo, è più a scazzo, più per divertimento, in cui i nostri personaggi avranno già subito la super e sarà facilmente ricaricabile, quindi una partita solamente di super a go-go. Oltre a questo, troveremo anche altre nuove mappe multiplayer, 8 mappe multiplayer, quelle che abbiamo visto nei vari video della Bungie, o comunque degli sneak peek che hanno fatto i developer, o comunque gli youtuber importanti che hanno provato già The Taken King. E oltre a questo ci sarà la patch delle armi, la benedetta patch che tutti aspettiamo, il nerf della curia, il nerf dell'ultima parola, sì, quello che volevamo, il buff delle altre armi. Quindi speriamo in un nuovo tipo di PvP più bello, più vario, come era magari all'inizio del gioco, quando comunque i fucili automatici erano forti, li usavano tutti, ma comunque si potevano usare quasi tutte le armi. Oltre a questo, bitches, sono qui per parlarvi di quello che è il nuovo sistema di loot and drop che ci sarà nei raid. Allora, praticamente funziona che quando voi fate un raid e droppate un leggendario o un esotico, il gioco abbasserà automaticamente il drop rate di quel leggendario esotico sul personaggio in cui l'avete trovato, per darvi la possibilità di trovare un altro oggetto che vi manca o comunque che sia diverso da quello che avete trovato, in modo così da evitare quello che succede molte volte a molte persone, che per settimane trovano sullo stesso BG sempre le stesse cose. In poche parole, abbassano la percentuale di drop, il drop rate, e avete più probabilità di trovare le altre. Io spero vi sia piaciuto questo piccolo e breve video di pillole di Taken King. Io vi saluto, bitches, al prossimo video. Vieni, 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 munizioni. Aspetta, aspetta, aspetta. Tutto dietro, tutto dietro. Questo non l'ho preso, tu. L'avete preso.